Firenze del momento, quindi era un artista contemporaneo di allora, per allora. Ecco, allora, Marasana, tu vivi in questa dimensione tua, ma cioè, mista, forse ambigua anche tra ciò che è il massimo della frenesia, cioè anche artistica, culturale e turistica, perfino turistica, in uno dei luoghi più meta di turismo al mondo, a livello mondiale. D'altra parte vivi in questa condizione privata, intima, raccolta, introspettiva, da sogno. Io sono abbastanza Ecco. così, introspettiva. Cioè, se, con le persone che conosci, che poi si diminuiscono sempre con gli anni, cioè gli amici, amici, però sono abbastanza chiusa io. Cioè, ero più impulsiva da giovane, cioè 20 anni fa. Ora sono molto più riservata, anche se dovrebbe essere il contrario, perché lavorando dovrei essere più abituata, però mi accorgo che. Forse perché io sono da sola e allora mi devo fare, tengo una parte più distante. Gli altri spesso sono marito e moglie, cose così, sì che hanno più le spalle che loro, Sì, sì, perché sì, sì, hanno sì, un sì. appoggio in più, ecco, per Sì, quello sono eccoci a dire riservata. questo, è vero, tu devi anche far fronte a tutto da sola, Eh sì. questo è vero, attenzione, cioè, No. in questa fase, in questo momento, però per quanto ti No, rimanga questa bella... vuol Sì. dire. Però sei sempre stata una che vedo, insomma, come anche riesci a far fronte a ogni cosa e Vabbè, anche ad certo le avere... faccio, sì, quello sì, perché se no non mi dovrei fermare. Anche... Ma in ogni modo è che uno rimane, forse il carattere anche dei fiorentini. Sono aperti fino a un certo punto, almeno io ne conosco diversi, siamo aperti ma nello stesso tempo siamo anche chiusi. Abbiamo due spazi e poi un artista si immagina che con il doppio. Si scherza, si ride, però poi si rimane sempre un po' Beh sì, riservati. questo è anche nel modo dei fiorentini, ecco. Allora, adesso vedremo altre opere, però la domanda è questa che volevo farti. Quindi di questo tempo storico-artistico, di questo momento, che viene sempre visto con più diffidenza anche in chi guarda, perché insomma è come se esistessero due forme d'arte, cioè io parlo a livello economico, commerciale. Da una parte opere che se non valgono meno di 300.000 euro non sono niente, dall'altra parte un'arte che sembra... Come ho detto prima, bisogna farsi le ossa. La pittura è un posto dove devi farti le ossa e sicché non hai l'idea quando le superi come quando fai un tuo cammino, uno scalino dopo un altro, un passettino dietro l'altro e poi pian piano ti costruirai qualcosa, però non è che uno nasce, cresce. E ha le soddisfazioni, perché è un mondo dove ci sono gli artisti grossi che faticano lo stesso, sicché gli artisti giovani che Sì. hanno il doppio Sì, è un mondo che doppio. nasce, infatti l'altissimo tasso di fallimento che ha l'artista, fallimento a livello contrattuale o economico, Sì, è ma tanto risaputo ed è, si sa, nessuno cioè, si stupisce, anzi, gli sgambetti ecco. possono arrivare da È vero anche questo, quindi non è che... Sicché ci si sorride, ci si conosce, ci si rivede e si Ecco, però prosegue. permettimi di dire questo, io sorrido quando dicono... Ma è un artista professionista o dilettante? Cioè, ecco, o emergente? Ma che senso ha parlare di professionismo nell'arte? L'arte è una condizione inevitabile, cioè si nasce artisti, tu crei questo perché lo senti. Ecco, Certo. poi uno può fare il lavoro che vuole, ma cioè, è lavoro anche l'essere pittore chiaramente, ma l'artista è per definizione una condizione inevitabile, è giusto una chiamata. Sì, certo, ma poi si può essere principiante, si può arrivare a aver già fatto tutte quelle cose oppure arrivarci con la maturazione e quella non ha né tempo né età, Ecco, non ha né quello giorni né sicuramente, mesi. sì. Sì che Perché può quello. arrivare in un attimo, può essere uno sconvolgimento, Poi, ecco. nel momento che magari ti viene in mente di creare una cosa e ha più successo di un'altra, ma non è che te parti da un'idea tua, da quella poi sul quadro si evolve e può diventare quello proprio la cosa che poi avrà il richiamo, ma non puoi saperlo prima. Cioè, Certo, è una cosa sì. che allunga, Che arriva arriva nel improvvisa. Che momento più impensabile. arriva improvvisa. Sì, non c'è nessuna. Non si può studiare a tappeto quello che può, o sì, così, nero su bianco quello che andrà
o domani o domani l'altro, sono le tue emozioni che può essere percepite prima o dopo o mai, questo non si può mai sapere. Vediamo quest'altra opera espansionista, questa immagine. Questa è la cascata. Guardate. Sempre il panteismo, la natura. A me piace il mare, poi l'acqua, perché è la cosa che dipingo più facilmente. E poi il mare, e qui siamo poi forti. Qui hai l'Arno vicinissima. Sì. Però, L'importante è che non cresca troppo. Ogni tanto quando è inverno si guarda, ci si preoccupa, ma poi per fortuna. Quando ci fu l'alluvione fu quella di questa parte? Sì, noi siamo stati in quel caso abbastanza fortunati, perché essendoci la salitina, il fiume è tornato indietro. Infatti avevamo già messo in macchina mio fratello e l'aveva portato da un'altra parte, e non è mai arrivato, non è arrivata l'ondata. Invece il più è stato via De Bardi, che si vedeva le macchine, aveva fatto un filmato proprio che si vedeva le macchine, che non c'era nessuno e che sembravano che guidassero per i fatti loro. Poi c'erano dei lavori, tutto quanto buttati all'aria, queste lamiere come mettono davanti al ristorante, e quello è stata la cosa. Per fortuna l'abbiamo passata e ora ci stanno più attenti. Che anche quello, la pioggia e la diga aperta, era sicuramente stata un gran bel pensiero. Guardate questo motivo floreale di piante, del modo che ha attraverso il colore, la concentrazione di rappresentare e di custodire queste visioni. Una pittura dunque come pelle seconda e delegata della realtà, una pittura anche la sua, quella di Maria Germana Bargalli Petrucci, che ci spinge giù verso il profondo, la caccia pionieristica intrepida al mistero. Ecco, sono opere storiche, questa attenzione, le opere che io vi sto mostrando adesso sono anche le uniche opere che abbiamo oggi, cioè siamo nel suo studio dell'artista che è qui con me, vedete, ecco, quindi sono anche le uniche opere che sono tutte qui concentrate, molte sono in collezioni private, in giro per l'Italia o per l'estero, però queste sono rimaste qui e quindi avete la possibilità di avere opere realmente questa storiche. Della Versilia, perché io amo tanto la Versilia, girano dall'altra parte. Così, perfetto. È che proprio quel bagno dove si andava noi, siamo sempre andati, insomma, più o meno, e che è proprio, c'ha le cabine di fatte dei marmi. Ecco lì. E ci siamo andati sempre da piccolini, e poi era più vicino, in pratica. Vedete anche il modo che hai di... Io trovo adorabile questo modo di costruire lo spazio, liberissimo. No, ma era davvero così, che là è proprio così. C'è quel bagno lì che hanno le cabine un po' più storte, sicché non... E tanti ricordi. Io poi quando sono al mare ci parlo, credo che succeda a tante persone, che proprio gli anni passati, che è come un appuntamento, come un compleanno, come così, ecco, uno ritorna e ritorna all'infanzia, questo è il risultato. Ecco, tu in genere, Maria Giovanna, crei nel tuo studio qui, giusto? Quindi, sì, anche questo. Mai all'aperto? L'ho fatto solo in Liguria. Ah, in Liguria, certo. Sì, ma se no, non, i quadri li fa sempre fatti qua. Li realizzi dopo averli visto e osservato, sì, per poi generalmente sì, quasi sempre sì. È stato solo l'unica volta lì, ogni tanto mi verrebbe voglia di prendere il cavalletto quando sono in vacanza, ma poi ho sempre paura che devo chiedere permessi qua, là, su, giù, allora non... Lì era perché ci stavo tanto, e poi c'era quella passeggiata che con i quadri, era stato realizzato il sogno. Certo, sì. Sì, che poi era divertente, non l'avevo mai fatto, sì, che per me è stato un bel periodo lì. Certo, momenti, stagioni ventose, felici, ecco. Sì, no. Quello è stato proprio, perché non mi era mai che capitato. Che ci sono ancora, perché adesso certo. Questo caldo maggio fiorentino. Sì, questo che ricapiterà. Ecco. Sì, tanto il cavalletto lo portavo, c'ho quelli pieghevoli, sì, no. Allora, ora... c'è tutto, attenzione, adesso voglio dire, adesso è una fase... Di stato un po' di ecco, ma ci sono momenti in cui Maria hai prodotto molto, giusto? Sempre, tutti i giorni ero in studio, okay. Proprio è stato perché forza maggiore, non,
dei momenti non puoi, Sì, non, non è che sì, sì, sì. è la vita che sono delle cose che puoi fare dopo e delle altre che non potresti farle più, che non puoi dimenticarti. Questa è un'opera importantissima, con un'opera che ha per titolo, possiamo, cos'è? Ah, la La Versilia. il bagni al mare, bagno alla Versilia, Ecco. in Versilia, a Porte de Marmi. L'artista di Firenze che vede in questi colori, questa rappresentazione, in queste immagini. Vedete, qui a firma anche, centrale. 2000, sì. Bene, l'anno di esecuzione è Questa è il questo? 2000. 2000. Sì, bene, 10, 2000. 2000, adesso 14, vedremo ottobre altre 2000. opere con Maria Germana Bargalli Petrucci. Ricordo ancora, sono qui nel suo studio con l'artista, il telefono per contattarla, per chiamarla in qualunque momento, Sì. ecco, quando volete avere informazioni. Bene, vediamo altre opere. Ecco, vediamo quest'opera. Questa è un'opera legata alla Toscana direttamente, Sì, giusto ma anche? credo di essere. Sono andata a fare una gita con un pullman da qualche parte. Insomma. E allora ho visto questo castello, e allora poi a casa l'ho cercato di rifare perché era in mezzo. Io alla campagna ci sono stata, però non l'amo tantissimo, mi deprime. Invece, come il mare mi va bene, questa bella campagna, la solitudine proprio non è il mio forte. Però questo mi sono sentita perché c'era già la natura, c'era il grano, c'erano tante cose che mi è piaciuta. Sicché l'ho rifatto volentieri, perché anche quando fai un quadro devi sentirlo, sia in un modo che nell'altro, quando lo crei o lo cerchi, perché poi uguale sicuramente non è, perché era un attimo passando con la corriera, mi pare. Sicché non è che potevo fare però ecco, non so perché, ma forse quella torre. Cosa mi ha fatto tornare forse Chiaro. ecco. E poi c'era questo viva queste questa questo campo Certo, e tutto vedete. insieme faceva tornare, che probabilmente era ricominciata la primavera, le cose. Invece di solito quando si va in inverno è tutto buio, se ti va ti senti più sono triste, ecco. Io quando vedo i colori, ecco, mi sento rinascere proprio. Il verde, i suoi Sì, gialli, questa è la potenza, ecco. ecco, io Come... proprio non cose tetre non proprio non le riesco, non riesco neanche a pensarle. Sono Sì, fatta così. niente di depressivo, buio, triste c'è nelle tue immagini, questo è importante, ma sempre, Sono ecco, fatta in questo modo. perché l'arte Nel deve... bene, deve essere sentita sulla gioia, solamente sul colore, su queste cose, se no non. Con me non ingrana, non lo faccio, non riesco proprio a creare, proprio non Cioè, non supera. deve mai esserci questa No, condizione, ecco, di di... tristezza possibilmente no, perché non vorrebbe dire proprio che sono io che non, sto male e allora non lo faccio. Questa era un'altra cosa. Questa è adorabile anche questo qui, guardate, Questo, del 2001, sì, guardate. Cioè, questo. ormai vedendo le tue immagini uno capisce il tuo stile, capito? Cioè, arriva... Questa è un'associazione che una volta l'anno fa questa cena che si chiama la cena delle candele. E allora dopo averla partecipato ho fatto il quadro che è più piccolino, ma era proprio, c'erano queste candele, c'era il menù fatto ed era veramente molto, molto Bello. bellino. E anche se insomma, più che altro erano donne, sì, un'associazione, mi sembra vagamente credo sia la FIDAPA, mi dà l'idea. Siccome appunto io non è che fare una gran vita sociale, e allora queste cose mi rallegravano. C'è una presenza incantata in quest'opera. Guardate queste tre, le candele, il modo, l'assenza di prospettiva, che è bellissimo, capito, in questo modo immediato. Sì, Il tuo sono sensazioni purissime, ecco, che no, vengono no, messe non in... c'è, se me lo ordinavano non era detto che venisse così, ecco. Perché quelle sono le emozioni che uno dà quando fa una cosa, che poi se te la fanno su ordinazione è molto più difficile, perché devi rispettare quello che ti chiede l'altro.
E allora è più, invece quando c'è l'istinto è diverso. Uno lo fa, ma lo fa Cioè, più di no, lancio, più infatti, infatti, slancio, infatti. non per niente togliere gli altri, Sì, ecco, mi ma dicevi quando. giustamente una cosa, ti hanno molto anche, cioè c'è sempre chi ti commissiona opere e sicuramente anche il nostro pubblico lo sta facendo, lo può fare, di commissione all'artista, per esempio, un ritratto o un'opera, un'opera. Però è anche vero che quando sei tu a scegliere il banchetto iconografico, Sì, quando sei tu a scegliere, è ecco, diverso perché è la perché. cosa più personale. In ogni modo io faccio, però ecco, devo pensare a quello che ci deve vedere l'altra persona per cui la faccio. Ecco, invece quando è la cosa che la faccio È da vero, fai me, sì, non hai non nessuna. ho nessuna. Non devi rispondere a nessuno in No, pratica. infatti, è questo le Sì, cose. è vero, infatti, E guardate questo. anche questa, ecco, anche questa. Questo è l'uomo Il ventaglio taglio d'altri tempi, l'uomo misterioso, misterioso. sì, certo. Questo è un ventaglio che ho preso a 50 per Venezia. L'ho 50. preso a Venezia, Altra città, che io prendo tante cose, tanti oggetti e poi creo i quadri. C'è uno, no, ora non è qui, cioè il pupazzo è là. In ogni modo, questo è appunto, facendo il ventaglio ci mancava qualcosa perché solo il ventaglio non poteva. Allora l'uomo misterioso, quello che può avere dei sogni di una ragazza, di qualsiasi persona, e con le cose del Pierrot, perché questo era la cosa di. E Questo. questo c'era il carnevale, c'è il mistero, c'è appunto le stelle, la luna, tutto Guardate quello il modo anche che. di leggere Venezia o il carnevale in questo modo personalissimo, fra Sì, l'altro. era la prima volta che andavo, perché c'era una mostra internazionale a Venezia, allora sono andata a vedere perché non Lì c'ero c'era mai. il carnevale in quel periodo, giusto? No, questo l'ho Ah presa a no, questo parte, l'hai questa è fatto, proprio presa a sì. parte. E sono andata Ah, perché ecco, volevo sì. vederci, facevano Guardate le che interessante sculture, questa forma sia quasi laconica di esterne, ricordo, ecco. facevano le sculture.